rispondete come volete, tanto. L'importante è indovinare. Cioè indovinare, mettere le cose giuste. Allora, cosa sono i cromlech? I cromlech sono insieme volontari. Allora, sono case a forma circolare? No. Grotte comunicanti tra loro? No. Masse disposte in forma circolare? Sì. Vabbè. Però si può guardare che ci ho messo? No. Ma non è vero. Non è vero. Loresta, sei quale opera artistica è stata realizzata con la tecnica dei graffiti? La pittura Sì. Dite? Che cosa? Siete tutti d'accordo? Sì. Quindi non l'affresco delle domus romane, no. Non la decorazione mesopotamica, né le sculture greche. No, le sculture greche, l'affresco delle domus no, e però rimarrebbe la scultura mesopotamica. Le decorazioni mesopotamiche? No. Ma la tecnica dei graffiti qual è? Cosa si fa? E quindi non è che vai a decorare con come si fanno la porta di Stavre in Mesopotamia, no? Quindi? È pittura palafitta. È giusto. Oh, ho fatto la conta brava. Cosa sono le palafitte? Sono delle masse messe sottomarine. Quindi non sono pali messi fitti nel terreno per formare il vento? No. Non sono trappole di legno per animali feroci? No. Che fanno nel vento? E neanche pali di legno usati per reggere alberi giovani? No. Ma abitazioni di legno costruite sui pali? Sì. Vabbè. Le risposte, allora, voi avete fatto le domande, voi state correggendo le risposte, dopo io faccio la verifica sulle risposte che avete dato voi e se avete sbagliato prendete un butto voto. Però non potete dire. Ma qual era modificato queste domande? Perché modificate le domande? Perché erano diverse. Come erano diverse? Che ci sia qualche cosa che si chiamava Camares, ve no. L'avete dato voi, però. Certo, io ho messo che cosa sono i geroglifici, se avevo messo palli con solare, non c'è altro mai. No, io ho le domande a fare, non c'è altro mai. Anch'io. Perché? Nelle spinge c'è la... Allora, sono considerate costruzioni megalitiche? I graffiti e i meir? No. Asterix e Obelix? No. Obelix è un po' loro. Obelix è un po' megalitico, dov'è Obelix? Ok. Steli e Veneri? No. Dolmen e Menhir? Sì. Vabbè. Allora, chi non ha azzeccato la risposta, prende un bottone. Allora, cosa sono le statue stele? Oh, delle statue a forma di persone. La fascia di persone in basso rilievo. Sì, ma dovrebbe essere la seconda destra. No, sono statue in basso rilievo. Quindi non sono delle statue antiche. Delle statue antiche semoventi? No. Delle statue fatte a forma di fiore? No. Sì, anche io. Matteo ha pensato che lo stele poteva essere... Delle lastre incise a basso rilievo che hanno sembianze umane? Sì. Buono. E delle costruzioni megalitiche. Abbiamo detto tutti quanti, lastre incise a basso rilievo, giusto? Cos'è una piramide egizia? Allora, che fosse una tomba adibita per i faraoni, l'abbiamo data in tutte e quattro le risposte. Abbiamo detto, è un'enorme grotta adibita a tomba di faraoni. No. E quindi è una tomba di faraoni. Quindi se rispondete tomba di faraoni non è una risposta univoca. Un'enorme barca? No. Un enorme lago? No. Un'enorme costruzione? Sì. Che era prima. Ok.
Qual è la scrittura degli egizi? SMS. Vabbè, allora abbiamo detto geroglifici. Che cos'è lo stile di Camares? No? È quello di Michele. È Michele. Stile tipico dell'età minoica, delle decorazioni della ceramica, dell'età preistorica, dell'età egizia, dell'età greca. È minoica. Siete d'accordo? Sì. Io non dico niente. Vi fidate? Io non me la ricordo. Vuol dire che non lo sai, com'è? Tra il 1200 e il 1700 avanti si diffuse la crepa, la legge, la ceramica, di pinte della stile di tutto. Alla fine questo filmato ve lo do. Avete, avrete una copia di questo filmato, come anche di qualcun altro fa. Vabbè, no. Perché sono no delle grotte di Ardura? Perché sono no delle grotte di Addaura vicino a Palermo? Perché sono di graffiti. No, Simone, stai a posto. Ah, ma che spegniamo, dai. Spegniamo tutto e non facciamo più. Perché sono di Addaura con Piscina. Perché sono... Si pensa perché allora? Simone! Simone! No, no! Volete che continui o volete che stacchi? Continuo, no, stacchi. No, te non stacchi. Ok, io stacco. No! Sì! No! Chi è che non vuole staccare in video? Allora non lo stacco. No, lo stacchi. Lo stacchi. Allora, poiché il video poi dopo lo avrete voi, visto che non lo stacchiamo. E lo pubblico nel mondo con Federico che si vede. E io passo, se va. Io. Allora sarebbe il caso che non facciate sciocchezze, perché sennò poi si vedono. Allora, ma in effetti non è tipico fare questa cosa di filmare, infatti, però è un modo per avere un ricordo vostro, quando a volte si fanno delle fotografie di memoria, di ricordi, potete ricordarvi questi momenti qua. Io... Allora ha ragione, quindi si stacca. No!